Beh, una contabilità esatta non c'è ancora, bisogna attendere che le bocce siano ferme. Quello che posso dire è che nelle misure di contrasto alla viaria, quella principale è l'abbattimento dei capi allevati, la distruzione delle uova e anche la distruzione del mangime presente nelle aziende che potrebbe essere contaminato, si parla di forse più di una decina di milioni di euro. In realtà c'è un danno assai più grande, che sono le conseguenze delle restrizioni che sono state imposte a tutti gli allevamenti di tutta la regione, per le quali al momento non è prevista nessun tipo di compensazione. Noi abbiamo proposto questa mattina alle commissioni consiliari riunite di avanzare al governo una precisa richiesta. Per queste aziende che non hanno il virus della viaria, ma che subiscono tutte queste restrizioni, che significa di fatto una paralisi, ci sia un provvedimento da un lato di sospensione dei pagamenti a carico delle aziende, contributivi, previdenziali e fiscali, che ci sia una sospensione delle rate dei mutui per le aziende che hanno mutui, ma ce l'hanno tutte, e che ci sia, come si verificò nel 2005 in occasione della precedente crisi aviaria, una compensazione per il mancato reddito determinato dalle restrizioni di carattere sanitario. Naturalmente sono proposte ragionevoli perché furono adottate nel 2005, quindi se furono adottate nel 2005 non si vede perché non si debbano adottare nel 2013.